Buongiornissimo ragazzi, sapete dove siamo? Ve lo dico mi. Buongiorno ragazzi, questa volta passiamo un weekend un po' diverso dal solito. Al mare. Allora abbiamo deciso di passare questi due giorni al mare perché saranno solo due giorni, visto che poi lei comincerà a lavorare, io sarò super impegnato con la tesi, c'erano altre cose da fare, non avremo più tempo, quindi ne approfittiamo di questi due giorni, un po' di caldo. Speriamo un po' di combattere questo biancume e riequilibrare un po' con le braccia. E congratulazioni agli sposi, non abbiamo la più pallida idea di chi siano, però tanti auguri. Ovviamente l'obiettivo principale di questi due giorni, oltre a quello di rilassarsi, che sta risultando un po' difficile tra i vari coccobello e adulti che urlano, è quello di mangiare, quindi sarà anche un tour gourmet dei nostri pranzi frugali, veloci e poco salutari. Pranzo sicuramente poco salutare, però siamo in vacanza, quindi tutto è concesso, dai. Poi recupereremo nei prossimi giorni. Allora è arrivata l'ora dell'aperitivo, però prima dobbiamo decidere chi lo pagherà. Il primo che arriva a 10. Primo che arriva a 10. Vediamo. Qui la sfida è aperta, molto competitiva. E già sappiamo chi paga. Secondo me non ancora. Giusto perché sennò sembra uno scemo, il vento soffia in così, quindi le palline si fermano e sembra un po' ritardato che non riesco a prenderle, ma in realtà perché le ferma il vento e io vado a vuoto. No, io ho calcolato che va di là. Cosa non si fa per uno spritz gratis? Io direi ultimo colpo scorretto lanciato direttamente sull'avversario, sarebbe per te da rifare. Quel che è fatto è fatto. Che lo pagherò io, dannazione, ho perso per la prima volta. Oppure per la ennesima volta. Il sapore della vittoria. Buongiorno! Buongiorno, quindi è arrivato il momento di approfittare di questa colazione all'albergo e di sfondarci di cibo al buffet. Mascherina e via! Allora, scopo siamo un po' particolari e ieri mi ero dimenticato, il room tour lo facciamo quando ce ne stiamo andando, quindi vedrete. Entrate in camera, molto semplice, lì c'è la valigia appena fatta, letto disfatto, letto matrimoniale, terrazzino e qui fuori c'è anche Ilaria. Inclusa nel prezzo. E poi il bagno, che in proporzione è molto più grande della camera. Direi essenziale, ma più che sufficiente per una notte. O no? E adesso pronti per l'ultima giornata in spiaggia. Allora oggi siamo passati subito a parlare di questa mattina, ma ieri non vi ho raccontato la cena. Ma ne vale veramente la pena. Ovviamente non ho registrato durante la cena perché eravamo dentro in un ristorante e non si poteva. E vi metterò qualche immagine in sovraimpressione. È stata la mia prima cena di pesce in un ristorante di pesce, quindi finalmente ce l'ho fatta a portarla a mangiare pesce. E si tornerà ancora? Visto che a me piace il pesce, una gran conquista. Thank you.
drink water. Siccome è quasi arrivata l'ora di tornare a casa, però direi che prima di partire è meglio mangiarsi un bel gelato. È ora di fare la rivincita della sfida di ieri. Oggi abbiamo anche comprato una pallina succidente per vedere chi lo pagherà questo gelato, quindi scopriamo. In occasione della mia vincita di ieri ho fatto uscire la mia collezione vestiti di beach ball per poter vincere con Steven. Comunque la facciamo breve per non trovarci troppo nel traffico, quindi è meglio di scegliere. Ricordiamoci che si può anche perdere con stile. Chi paga il gelato? Visto che mi sono dimenticato di registrare l'outro di questo video, la registro che ormai siamo tornati a casa. È notte, è buio ovviamente. E siamo tristi. Siamo tristi. Spero vi sia piaciuto questo weekend un po' diverso dal solito e poi nei prossimi video sicuramente torneremo tra le montagne a parlare di cose un po' più tecniche. Quindi se non volete perdervi, sapete già cosa dovete fare. E basta. Ci vediamo in un prossimo video.